È arrivato il momento di fare qualcosa, è arrivato il momento di portare nel mondo il cambiamento che vogliamo vedere, è arrivato il momento della rivoluzione della moda. Buongiorno a tutti! Oggi inizia la settimana di Fashion Revolution che va dal 18 aprile fino al 24 di aprile ed è un'occasione perfetta per approfondire il discorso della moda sostenibile, ma anche per fare sentire la propria voce sui social e al di fuori dei social e di portare il nostro piccolo contributo a questa causa. Ma prima di tutto, che cos'è Fashion Revolution? Fashion Revolution è un movimento no profit a livello globale che riguarda il settore della moda ed è stato fondato esattamente il 24 aprile del 2013. Perché questa data? Il 24 aprile del 2013 è la famigerata data del crollo del Rana Plaza in Bangladesh. Il Rana Plaza era un edificio in cui venivano ospitati diversi negozi, diversi servizi e anche diverse fabbriche di abbigliamento. Nei giorni precedenti al crollo erano già stati segnalati dei problemi a livello strutturale, delle crepe, ma i proprietari di queste fabbriche hanno costretto i lavoratori e soprattutto le lavoratrici, perché la stragrande maggioranza delle persone che ci lavoravano erano giovani donne, a continuare a lavorare. Quel fatidico giorno l'edificio è inesorabilmente crollato, facendo perdere la vita a 1.134 persone e ferendo 2.515 persone. È considerato il più grave incidente mortale avvenuto in una fabbrica tessile nella storia, così come il più letale cedimento strutturale accidentale nella storia umana moderna. Le fabbriche presenti nel Rana Plaza creavano vestiti per diversi brand di fast fashion o di moda in generale, tra cui Benetton, Carrefour, Camaïeu, C&A, El Corte Inglés, Inditex, di cui fanno parte Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho e Stradivarius, Mango e Primark, solo per citare quelle più conosciute. Questo evento fu uno shock, non solo ovviamente per il Bangladesh, per i parenti delle vittime, ma fu anche uno shock per tutte le persone che ignoravano che cosa ci fosse dietro la moda. Questo movimento di Fashion Revolution, fondato da Carrie Somers e Orsola De Castro, si fa portavoce di numerose campagne per riformare il sistema della moda a livello industriale e soprattutto sottolinea l'importanza della trasparenza della catena di approvvigionamento, perché appunto i vestiti, i capi, l'abbigliamento moderno viene prodotto in maniera frammentata. Un pezzo viene prodotto in una fabbrica, un altro pezzo viene assemblato in un'altra fabbrica o addirittura in un altro paese e quindi si perde, diciamo, il percorso che ha fatto il capo fino ad arrivare a noi. L'industria della moda tradizionale si basa sullo sfruttamento del lavoro e delle risorse naturali. Il potere è concentrato solo nelle mani di poche persone e la cosa più importante è sempre il profitto. I grandi marchi producono quantità enormi di vestiti sempre più velocemente, manipolando i consumatori verso un consumo eccessivo e non veramente giustificato dalle vere esigenze. Allo stesso tempo, però, le persone che producono questi vestiti vivono in condizioni di povertà, se non di schiavitù, e non è pagata abbastanza per soddisfare i propri bisogni primari. Perché non esiste una moda sostenibile senza che ci sia una retribuzione equa. Noi come cittadini abbiamo il potere di cambiare le cose anche nel nostro mega piccolo. Fashion Revolution non si rivolge solo agli esperti del settore o agli professionisti del settore, ma si rivolge anche ai consumatori comuni come me, come te, cercando di stimolare il cambiamento attraverso diverse campagne, tra cui appunto una delle più importanti è la settimana di Fashion Revolution, un'iniziativa che è nata nel 2014 e che, diciamo, prende sempre più piede anno dopo anno, con milioni di persone che chiedono ai marchi del settore moda: che
chi ha fatto i miei vestiti, con questo cartello scritto in inglese Who made my clothes, chiedendo appunto a questi marchi di prendersi la responsabilità e di rispondere a queste domande. Durante questa settimana si tengono appunto vari eventi sia online che offline, che dal vivo. L'idea è che tutti possiamo partecipare nel nostro piccolo, nel nostro grande. Cosa possiamo fare noi per partecipare a Fashion Revolution questa settimana? Una cosa che si può fare è partecipare a uno di questi eventi. Quindi metterò tutti i link di quello che ho trovato su Fashion Revolution, su Fashion Revolution Italia, nella info box, nella descrizione sotto, e quindi potrete vedere se ci sono degli eventi vicino a voi. Per eventi dal vivo si intende discussioni, conferenze, ma anche swap party, cioè intercambi di vestiti, magari ci sono appunto dei negozi pop-up, ci sono delle proiezioni di film o di documentari. Seconda cosa che potete fare, un po' più diciamo attiva, è organizzare un evento. Magari ora è un po' tardi, ma comunque si può sempre fare, si può anche organizzare una proiezione di un film sulla moda sostenibile con degli amici. Si può organizzare magari uno swap party, dei dibattiti, delle discussioni, delle proiezioni sia pubbliche che magari in privato. Potete cercare account che trattano di moda sostenibile in Italia o all'estero. Potete anche organizzare magari una borsa di intercambio. Io ho fatto diversi video sulle borse di intercambio e ho anche scritto un blog sul mio sito web dove parlo di come organizzare una borsa di intercambio vestiti se volete farlo nella vostra zona. Un'altra cosa che potete fare è visitare un negozio vintage, un mercatino dell'usato, e se non l'avete mai fatto, comprare un capo usato o un capo vintage, oppure se dovete comprare qualcosa di nuovo, scegliere in questo caso un'opzione di seconda mano. Un'altra cosa che si può fare è andare nel vostro armadio e dare un'occhiata ai vostri capi d'abbigliamento e scegliere un capo d'abbigliamento che non avete indossato per un po' e dargli un po' d'amore, indossarlo quella settimana una o più volte e vedere se potete abbinarlo in vari modi. Un'altra cosa che si può fare è se c'è un capo con un buco, c'è un capo con una macchia, se c'è un capo a cui manca un bottone, possiamo decidere di riparare il capo oppure addirittura utilizzare l'opzione del rammendo visibile. Un'altra cosa che si può fare se siete magari più social e se vi piace utilizzare appunto i social media è quella appunto di stampare questo bel foglio con su scritto Who made my clothes, farsi una bella foto sui social con questo cartellino e fare anche una foto della marca del vostro capo d'abbigliamento e taggare la marca del vostro capo d'abbigliamento facendo vedere la marca e facendo vedere questo cartello, chiedendo chi ha fatto i miei vestiti oppure chiedendo cosa c'è nei miei vestiti. Cercherò di mettere tutti i riferimenti possibili nell'info box, come vi ho detto. Metterò anche la playlist sulla moda sostenibile che ho sul mio canale. Cosa farò io a livello personale? Io a livello personale questa settimana farò 3 video appunto dedicati a questo argomento. Oggi è un video più discorsivo. I prossimi 2 video saranno un po' più pratici. Quello che poi continuerò a fare ovviamente è portare avanti questo canale. Credo e spero che passi questa cosa, che il mio approccio è leggero e giocoso, perché vorrei anche aprire diciamo questo mondo a persone che magari non lo conoscono ancora. E io poi personalmente, siccome ho questo approccio di divertimento, di espressione personale, non mi sentirei bene a fare questa cosa sapendo che dietro a quello che indosso c'è o la distruzione del pianeta o la sofferenza o la povertà di altre persone. E la mia visione è quella di un movimento di persone che si ritrovano attraverso la moda, si ritrovano attraverso l'utilizzo di uno stile personale, che fanno sempre meno caso a quello che viene proposto da questi grandi marchi e che sono loro a dettare
cosa creare ai grandi marchi. I grandi marchi devono servire le persone e non il contrario. Se volete approfondire il discorso della moda sostenibile, ho tutta una playlist e soprattutto questo video dove spiego nei dettagli che cos'è la moda sostenibile. Fatemi sapere che cosa ne pensate, che cosa intendete fare nel vostro piccolo questa settimana, se avete intenzione di fare qualcosa. Se vi è piaciuto il video, come sempre vi invito a mettere un mi piace, a lasciare un commento o a iscrivervi per altri video simili. Noi ci vediamo giovedì prossimo, un grande bacio!